Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe! Stiamo giocando, vivendo l'esperienza della New War, quindi ragazzi, vi lascio al resto della quest! Si sono invertiti i ruoli a quanto pare, ragazzi. Lotus è veramente stupenda. È migliorata davvero un sacco, ragazzi, la grafica, non c'è niente da dire. How do you feel? I thought I was Natah, Margalus, the Lotus. That's up to you. He's gone. You. Thank you. At the end, what did you see? I saw nothing. Nothing. Non l'ha visto il Man in the Wall. We've got work to do. Narmer shattered, but they've got a martyr now, and the old guard are already eager to fill the vacuum. If you're ready. I'm not sure. There are voices. I am not one. I know. But maybe you could choose one voice to lead the others. It's your choice. Non è it's your choice, è la nostra scelta, ragazzi. Possiamo scegliere tra Natah, Lotus e Margalus. E cambia pure l'aspetto, ragazzi, in base a questa scelta. Chiaramente Natah è la sua personalità normale, quindi dovrebbe essere la scelta più corretta in teoria. Margalus quella sbagliata. Ma io volevo riavere la nostra Space Mom, quindi... è una scelta permanente, quindi... Ok, ma questo inciderà anche sui dialoghi? Non lo so, ragazzi, io nel dubbio comunque voglio riavere con me Lotus e quindi la mia scelta sarà Lotus, che è anche la scelta più bilanciata. I see violence and suffering in our future. We will need compassion and strength in equal measure. I am the Lotus. Ok, ragazzi, quindi compassione e forza in egual misura. Probabilmente con Margalus avremmo avuto solo compassione e con Natah solo forza, visto che comunque un sentient magari ha un po' meno padronanza dei sentimenti. Non lo so, se voi avete fatto scelte diverse fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ad ogni modo, con quest'ultima sequenza credo proprio che siamo arrivati alla conclusione della quest. What was done is done. Balas is no more. We have both woken from that nightmare at last. New dangers, new choices await us now. Few will be simple. Each moment unfolds into a thousand petaled bloom of possibilities, and each one we will face together. For now, rest. Dream of who we were and of who we have become. Nothing I could give could repay what you have done for me, but these items may assist you on your onward journey. Wow, ok, e dopo questo toccante messaggio di Lotus, ragazzi, guardate quanta roba abbiamo! Abbiamo la Sirocco, che è una pistola silenziosa che avevamo in dotazione con il nostro Drifter. Abbiamo ottenuto l'arco, il Natarook. Abbiamo la foto dei nostri genitori, presumo, quella che avevamo trovato sul relitto della Zariman. Poi abbiamo la staffa Narmer di Ballas, che immagino, è una decorazione praticamente. Abbiamo uno scenario per la cattura, dei bonus, ma poi abbiamo ancora la Rumblejack, un'arma elettrificata per abbattimenti rapidi, che non ho idea di che cosa voglia dire, e poi una skin Hemp Sirocco, quindi possiamo dare ai nostri amp l'estetica della pistola Sirocco. Ok,
Un bel po' di ricompense, devo dire, ragazzi. Però immagino che con questo... Esatto. Si chiude la quest, la nuova guerra. È stata veramente una lunga cavalcata, piena di colpi di scena e di emozioni, di sorprese, di rivelazioni anche sul passato del nostro Tenno. E quindi, ragazzi, sono veramente molto molto soddisfatto di questa quest. C'è stata davvero un sacco di roba da vedere e adesso sono curioso di vedere quali sono gli strascichi che questa quest porta nel mondo di gioco. Perché sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo, come di solito avviene quando ci sono queste quest così importanti per la trama. Beh, ci dovrebbero essere delle sorprese, quindi andiamo a dare un'occhiata in giro. Anzi, la prima cosa che mi viene in mente, ragazzi, sicuramente è di andare a controllare i nostri quartieri privati, perché nel messaggio che abbiamo letto quando abbiamo dovuto scegliere tra Natà, Margulis e Lotus, ci diceva che potevamo fare delle... Ah, eccolo qua, delle personalizzazioni! Possiamo cambiare l'estetica della Lotus? Lotus Radiant. Infatti, non è il suo aspetto classico. Possiamo anche... Fantastico, ok, ci sono anche le altre estetiche, Natà e Margulis sono comunque disponibili, dietro pagamento in platini, però quindi volendo possiamo cambiare a nostro piacimento l'estetica di Lotus. E anche Ordis ha mantenuto il suo aspetto, ma che figo che è! E in più possiamo cambiare i colori, mamma mia, mamma mia. Già solo adesso con queste opzioni fatte completamente a caso... Sono uscite delle colorazioni stupende, ragazzi, quindi ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta anche per personalizzare la nostra Space Mom. Va bene, detto questo, andiamo a dare un'occhiata al mondo, perché, cioè, ci sarà qualcosa, i nostri amici su Situs e su Fortuna avranno qualcosa da dirci. Intanto, vabbè, questa è la mappa dello Steel Path, passiamo alla mappa normale, ma non credo che cambi nulla, però vedo che... infatti, ci sono... I detriti, i relitti delle Murex. Tutto attorno ai vari pianeti, ragazzi, guardate. Qui no, ok. Ah, ok, però ce n'è una nello spazio aperto. Interessante, ragazzi, quindi da adesso in poi avremo molta più spazzatura spaziale nella nostra mappa. Peccato che non siano esplorabili questi relitti, però chi lo sa, in futuro vedremo. Magari diventeranno una sorta di stazioni spaziali alternative. Vedremo quali sono i programmi che Digital Extreme ha in mente per questi relitti. Ma intanto andiamo a dare un'occhiata magari su Fortuna, perché vi ricordo che durante la quest, era cambiata parecchio la città di Venere. Ragazzi, guardate, l'atmosfera è completamente diversa da quella solita. È rimasta l'atmosfera che c'era durante il periodo dei Narmer. A quanto pare però... Aspettate, andiamo a controllare, andiamo a vedere se ci sono i nostri amici, ma presumo proprio di sì. Ok, per fortuna The Beats è di nuovo in affari e immagino che siano tutti abbastanza liberi dall'influsso di Narmer. Anche se, comunque, c'è ancora tutta l'impalcatura. No. Mi aspettavo che mi dicesse qualcosa. Una frase, giusto per ringraziare che l'abbiamo liberata. Vabbè, giù di qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Andiamo a vedere magari Little Duck, visto che lei comunque non è stata controllata dal velo. Forse lei, che è rimasta cosciente, ha qualcosa da dirci. Ti prego? No. Niente. Ok, ragazzi, mi aspettavo un pochino più di... Aspettate, scusate un secondo. Non ricordo se c'erano già tutti questi ambienti per la cattura, ragazzi. Forse qualcuno di questi è nuovo. Non ne sono sicuro, però. Comunque, poca roba, se anche così fosse. Mi aspettavo qualche dialogo in più dai nostri amici. Vabbè, a questo punto, ragazzi, voglio andare a vedere Lord Vallis per vedere se è rimasta effettivamente come l'avevamo vista durante la quest. Ok, ragazzi, ci siamo. Ed effettivamente è tutto molto più vegetale, molto più rigoglioso. Si è sciolta un po' di neve
e possiamo assistere quindi alla meraviglia della terraformazione, con un bel po' di licheni e muschi in più, ragazzi, che decorano tutta la valle, e con anche delle decorazioni che ricordano comunque che di qua sono passati in Narmer, perché su questa torre questa cosa non c'era, ragazzi. All'orizzonte si vedono comunque ancora un sacco di relitti di Murex, e a questo punto però sono curioso di andare a vedere cos'altro è cambiato. Ma qui non c'è più la testa di Nefanio! Questa è la testa di Ballas, ragazzi! E allora andiamo a vedere subito anche la statua, per vedere se è cambiato qualcosa. Ok, c'è un enorme disco che immagino fosse quello per diffondere il controllo del velo, però per il resto qua non è cambiato molto altro. Ok, interessante però, quindi Nefanio è stato spodestato completamente, e però appunto la mappa ha fatto un grosso passo avanti, ragazzi, non c'è niente da dire da questo punto di vista. Non dico che sia next gen, perché per carità next gen è un'altra cosa, però sicuramente rispetto alla mappa a cui eravamo abituati, io trovo che ci sia stato comunque un gran bel progresso per quanto riguarda la qualità grafica dell'Orvallis. Quindi sono già molto molto soddisfatto di questa scoperta. E a questo punto però, ragazzi, direi di andare a vedere anche cosa si rivela nelle piane di Eidolon. Bene, ragazzi, eccoci quindi su Situs. Mentre venivo qua mi sono accorto di un'altra cosa interessante sulla mappa della Terra, poi ve lo farò vedere dopo, però adesso intanto andiamo a vedere quali sono le conseguenze qui su Situs. Intanto la torre di Unum mi sembra comunque molto più ammaccata di come era un tempo, segno che comunque c'è stata una battaglia, e andiamo a vedere se tutto quanto dentro il villaggio è a posto oppure no. Ok, sembrerebbe tutto molto molto tranquillo e sereno. Non mi pare di vedere grosse conseguenze all'interno del villaggio per il momento. Nakak è tornata. Grazie, sei sempre gentilissima. Andiamo a parlare con Khonzu, vediamo se lui ha qualcosa da dirci. No, a quanto pare non ha niente da dirci neanche Khonzu, purtroppo. Vediamo le taglie. Ok, direi che sono le stesse di sempre. Ce n'è una in più. Ascesa e discesa Narmer. Ok, queste, ragazzi, sono le nuove taglie. Ho visto che appunto per ottenere Caliban e per ottenere anche delle nuove armi, che se ho capito bene sono le armi dei tre arconti che abbiamo affrontato durante la quest, ci sono queste nuove quest che si trovano sia su Situs che su Fortuna, ma dipendono dal periodo del giorno in cui si va per riuscire a trovarle. Andiamo a vedere a questo punto anche dentro le piane. Ma immagino che anche in questo caso ci troveremo a qualche variazione sulla mappa. Le nuove bounties, le giocherò poi, vedremo un po' in che cosa consistono, però intanto quello che mi preme vedere sono un pochino queste cose, visto che siamo ancora freschi, diciamo, dell'esperienza della New War, volevo vedere quali sono effettivamente le conseguenze sul mondo di gioco. La mappa mi sembra la solita mappa, forse leggermente migliorata qualitativamente. Ok, ragazzi, questi non lo so, non mi ricordo se erano effettivamente così questi frammenti, però sicuramente questo relitto non c'era prima sulla mappa. Questo è un bel pezzettone di Murex. Ok, quindi anche in questo caso abbiamo delle cose nuove. Così come questa che sembra essere una caverna nuova, no, forse semplicemente un pezzo di Murex, anche lui che si è schiantato qua. Ok, quindi anche in questo caso, ragazzi, abbiamo delle conseguenze tangibili, diciamo, sulla mappa. Volevo vedere se trovavo anche in questo caso qualcosa di particolare oltre a questa Murex spiaggiata. Però mi sembra... Ah, qua c'è un'altra cosa nuova, un altro pezzettone di Murex,
Ok, quindi sì, ci sono un bel po' di rimasugli di quella che è stata l'invasione anche qua. Bene ragazzi, detto questo, torniamo sulla nave perché voglio farvi vedere un'altra cosa che ho visto prima. Allora, in fase di editing ho deciso di togliere quella parte, ragazzi, perché l'avevo un pochino fraintesa, sinceramente. Rimane da vedere però ancora una cosa che ho scoperto direttamente quando ho ultimato la quest, ovvero che ne è stato di Teshin. Quindi andiamo a vedere quest'ultima fase vissuta proprio in presa diretta subito dopo la quest e poi andrò ad integrare, ragazzi, con un paio di altre cose che non avevo scoperto e con appunto quell'altra cosa che avevo un po' frainteso. Quindi vi lascio a questa scoperta invece di Teshin e poi ci rivediamo sull'astronave. Ma a una prima occhiata, ragazzi, mi sembra tutto a posto qua sulla stazione, non sembra essere cambiato niente. A questo punto andiamo a vedere anche Teshin, visto che sembrava averla vissuta male l'esperienza con Erra durante la quest. E infatti non c'è Teshin, ragazzi. Questo è un ologramma. Ci vende, immagino, sempre le stesse cose del percorso d'acciaio. Ok. Immagino, intanto già che ci sono, visto che ci siamo, questa forma umbra me la prendo, ragazzi. Però sì, quindi ci vende gli oggetti normali, non ci vende nient'altro di nuovo. E però non c'è più Teshin, ragazzi. Quindi adesso praticamente si sono invertiti un po' i ruoli. Prima avevamo Ordis che faceva l'ologramma di Lotus, perché Lotus non era più disponibile, e adesso l'ologramma sarà invece Teshin, perché è lui a non essere più disponibile. Ora, se sia effettivamente morto oppure no, è tutto da dimostrare, in Warframe mai dire mai, ragazzi. Però per il momento sì, non è disponibile, ragazzi. Accidenti. Bene, ed eccoci qua sull'astronave, ragazzi. Come vedete però la location è un po' diversa dal solito. Questo perché? Beh, quando ho giocato la quest, ormai 12 giorni fa, il 16 dicembre, avevo scoperto, mentre stavo andando su Situs, che in mezzo alla Terra c'era la possibilità di andare nell'accampamento del Drifter. Ma io pensavo che fosse semplicemente una zona accessibile, né più né meno che come è stato fatto per l'accampamento del Red Veil sulla Terra. In realtà non ci si va mai in quel posto, era molto carino, è stato introdotto con la quest di Arrow, delle catene di Arrow, però oltre a quello non se n'è più fatto nulla, e quindi io pensavo che fosse semplicemente una cosa di flavor, mettiamola così. Invece, ormai sono passati un po' di giorni, quindi ho avuto modo anche di approfondire i vari aspetti di questo aggiornamento. Beh, il campo del Drifter è una cosa completamente alternativa alla nostra nave spaziale normale. Quindi, se scegliamo di piantare la nostra base nel campo del Drifter, quando siamo, diciamo, fuori dalle missioni, siamo qui. Esattamente come se invece scegliamo di essere sull'orbiter, beh, saremo sulla nostra normalissima astronave in orbita nel sistema Origin. E questa, ragazzi, se vogliamo, è per il momento la novità più sostanziosa del gameplay post New War. Perché le altre sono novità grafiche, novità estetiche, ma che per il momento cambiano poco di quello che è giocare a Warframe. La particolarità di questa sistemazione, la particolarità dell'accampamento del Drifter, è che oltre appunto ad essere praticamente tale e quale alla nostra nave per quel che riguarda i contenuti, beh, in più ha tutta la parte esterna. Tutta questa parte, che è comunque abbastanza limitata, perché oltre a questo limite non possiamo andare, vedete, veniamo praticamente ricacciati indietro. Però tutta questa parte è casa nostra praticamente, e in tutta questa parte, se vogliamo, ragazzi, possiamo anche andare ad applicare delle decorazioni. Quindi se facciamo decora, possiamo scegliere una qualsiasi delle nostre decorazioni, che ne so, un armadetto Corpus Vintage, lo prendiamo e lo possiamo piazzare dove ci pare. Voilà! Liberamente qui all'esterno.
Ok? Questo vuol dire per chi, adesso questo è molto piccolo in effetti, però questo vuol dire, ragazzi, per chi ama fare le decorazioni della propria navicella, avere un sacco di spazio in più per poter sfoggiare le proprie abilità di decoratori. Io non sono mai stato particolarmente patito per queste cose, però è comunque un'opzione in più veramente molto molto interessante. Inoltre, un'altra cosa che mi era sfuggita il giorno in cui ho giocato la quest, ci stavo andando, ragazzi, poi sono pure tornato indietro perché mi sono ricordato che potevamo personalizzare Lotus, ma stavo venendo qui per vedere come stava il mio tenno e quindi non mi sono invece reso conto che c'è questa grossa icona nuova che ci consente di passare dal Drifter, ovvero la versione un po' più adulta del nostro tenno, al tenno bambino. Quindi ragazzi, adesso possiamo scegliere se giocare con il drifter o con il tenno. Il problema vero però è che purtroppo, almeno per il momento, non cambia nulla. È praticamente un reskin del tenno il nostro drifter. Non ha nessuna particolarità in più. Ha la sua pistola, quella che abbiamo ottenuto, la Sirocco, che di fatto è un AMP, e praticamente possiamo andare ad equipaggiargli tutti gli AMP del nostro operatore, che però avranno la skin della Sirocco. E di fatto il Drifter non ha più le abilità che abbiamo visto durante la quest, la cura, lo scan, tutte quelle opzioni non ci sono più. Adesso è semplicemente come l'operatore, come il tenno, quindi ha i poteri del Void e può fare le stesse mosse dell'operatore. Questo, a parer mio, è un po' un peccato. È un po' sinonimo forse che hanno dovuto correre un po' per riuscire a portarci la New War entro fine anno e quindi non sono riusciti a implementare correttamente il Drifter post-quest, però voglio dire, il gioco non è finito, ci saranno nuovi aggiornamenti e sicuramente ci sarà modo di introdurre nuove dinamiche tra operatore e Drifter. O le altre interessantissime meccaniche come giocare nei panni di un Grineer o di un Corpus, che secondo me potrebbero essere l'ideale per rinverdire un po', per rinfrescare un po' il conclave. E poi ragazzi, presto o tardi arriverà anche il Duviri Paradox, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Detto questo, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. È stata davvero un'impresa riuscire a fare tutti questi video uno di fila all'altro in questi giorni, ragazzi. Praticamente non sono riuscito quasi mai a giocare, se non per pochi minuti, perché tutto il tempo libero l'ho dedicato a editare questi 12 video di questa quest. È stata davvero impegnativa per quel che mi riguarda. Spero che apprezzerete comunque lo sforzo e spero appunto che, come ho vissuto io la quest, possa essere comunque interessante per voi che l'avete guardata. E vi ringrazio per aver seguito questa mia esperienza e vi do appuntamento a un prossimo video dove sicuramente andremo a vedere altre novità che sono arrivate con questo aggiornamento. Perché, beh, devo ancora fare il video su Caliban, devo ancora recuperare praticamente più di metà del Prime Access di Arrow Prime, insomma, c'è ancora un sacco di roba da vedere, ragazzi. Senza contare che devo ancora fare il giveaway per il Prime Access. Quindi, detto questo, per questo video è tutto, per questa serie sulla quest della New War è tutto. Grazie ancora per avermi seguito e alla prossima. Ciao ciao!